Amici, ecco, siamo sempre qui all'interno del Teatro Argentina. Con me accanto ho Veronica Cruciani. Buongiorno Veronica, che è la direttrice artistica del Teatro Biblioteca Quarticciolo. Allora, una domanda iniziale, un po' politica. Ecco, il discorso del vice sindaco Bergamo, come l'hai recepito, insomma? Qual è la tua sensazione? Ma io sono sempre stata d'accordo sul fatto che ci fosse uno sguardo di un'istituzione pubblica su questi teatri. Certo. Questi teatri vanno a bando, sono gestiti da dei privati che fanno un lavoro grosso anche, certo, di militanza su territori difficili, periferie che, insomma, come il mio, dove c'è spaccio, c'è una criminalità, insomma, sono impegnativi. E quindi c'è un gruppo di persone come noi che lavoriamo appunto sul territorio, facendo però una programmazione di qualità, dove le compagnie e gli artisti non rinunciano a sperimentare, quindi c'è una qualità alta, perché bisogna sempre spostare, certo, un po' più in là il limite. Bisogna sempre, esatto, guardare altro e spingere, come dire, un po' più in là il limite. Detto questo, penso che sia giusto appunto avere uno sguardo di un'istituzione pubblica su questi teatri. Chiaramente mi auspico che poi questo sguardo diventi una vera e propria collaborazione, che crei magari una rete di collaborazioni tra il Teatro di Roma e questi teatri. Ad oggi, come dire, c'è stato poco modo, certo, di lavorare insieme. Alcune cose le abbiamo fatte, certo, abbiamo ospitato alcuni loro spettacoli, delle piccole cose. Mi auguro che, come dire, che verrà fatto ancora di più e ancora meglio. Senti, il tuo sentire sul territorio, che sensazione hai rispetto appunto al teatro? Cioè, le persone le vedi, si sentono coinvolte, c'è interesse? Perché la domanda che uno si fa è sempre questa, certo, in territori così complessi. Certo, guarda, appunto, allora, il teatro quando è stato aperto nel 2007, io già c'ero perché facevo i laboratori con la cittadinanza, fui chiamata dall'allora Giovanna Marinelli, poi nel 2013 ci fu il bando, diventai direttore artistico con una squadra, e nel 2016 sono quel teatro con una nuova squadra così appassionata con cui lavoro. All'inizio, quando siamo arrivati, le persone, come dire, che avevano il problema del lavoro, il problema della casa, certo, sai, quel teatro, c'era un mercato lì prima e poi è stato costruito il teatro, è stato un po' accolto all'inizio come una specie di astronave che arrivava da non si sa dove, quindi all'inizio c'era molta diffidenza, sì, non c'era un'apertura. Nel tempo, perché solo nel tempo e nella continuità si riesce invece a fare un lavoro costruendo anche una fiducia, una relazione anche, certo, umana con quelle persone. Noi in particolare quest'anno come novità abbiamo quintuplicato le attività sul territorio, perché al di là dello spettacolo e dell'artista che viene e poi va, viene, fa lo spettacolo e se ne va, ci sono tante attività che invece creano delle radici, fanno sentire quel teatro come una casa alle persone, cioè una condivisione, una comunità che condivide delle passioni insieme e non in solitudine. Abbiamo laboratori per bambini, laboratori per adolescenti, la danza per la terza età, un corso di parkour, Dynamis che in collaborazione con Roma Roba farà una performance e un laboratorio comunque under 18, sempre per gli adolescenti. Ci sono due o tre corsi di formazione per lo spettatore, uno curato dalla Casa dello Spettatore e uno da Teatro Critica. La Casa dello Spettatore tra l'altro ne farà uno all'interno dei condomini, dei palazzi intorno al teatro. Quindi, come dire, tutto questo lavoro poi dà una risposta, ma ovviamente non è una risposta che tu hai nell'immediato, ce l'hai nel tempo. Io posso dire che nel tempo sta arrivando. Certo, bisogna creare le giuste premesse per arrivare poi a un risultato, e questo è molto importante, fare presenza sul territorio, no, Veronica? Senti, diciamo una veloce en passant sulla stagione che vi vede protagonisti. Sì, cosa può un teatro? Esatto. Comincio dal titolo, che non è un titolo, esatto, non è un titolo, ma è una domanda che io mi sono posta: cosa può un teatro? Non solo cosa può un teatro di 156 posti come il Teatro Biblioteca Quarticciolo in periferia, cosa può un teatro in generale? E la risposta a questa domanda sono proprio gli spettacoli della stagione 2018 e 2019. Ogni spettacolo è una possibile risposta a questa domanda. È importante innescare un ragionamento, dare vita a dei significati in questo momento, al punto che ad aprile la stagione si fermerà e a maggio ci sarà un progetto speciale dal titolo Un mese di fuoco, dove per ogni giorno un artista legato a una disciplina diversa, quindi cinema, editoria, letteratura, teatro, arti visive, è un progetto curato da me e da John Cascone, che è un artista visivo, ogni giorno arriverà un artista diverso dove lavorerà e si interrogerà sui possibili significati di una parola, quindi facendo dei laboratori in giro per il quartiere, non solo dentro il teatro ma in diversi spazi, Parco Alessandrino, biblioteca,
perché interrogarsi sui possibili significati di una parola significa interrogarsi sui possibili significati della realtà. Bellissimo. E quindi significa costruire nuove narrazioni, costruire nuove relazioni tra le persone. Tra gli artisti te ne cito solo qualcuno velocemente: da Marta Guscunà a Danio Manfredini, a Saverio La Ruina, a Michela Murgia, a Scagno Celestini correrà a tutti gli incontri di cinema e farà anche lui un laboratorio che è insieme nella nostra squadra di lavoro al Quarticciolo. Ci saranno due rassegne, una contro la violenza alla donna, l'altra sulla memoria, con Auschwitz del Teatro delle Apparizioni e Marco Brinzi, che è autobiografia di un picchiatore, che sarà un monologo antifascista. Insomma, sono tantissime le cose che abbiamo, tra cui la danza curata da Valentina Marini e il teatro ragazzi curato da Federica Migliotti. Quindi c'è tanto, c'è tanto. Per tutte le età. Per tutte le età, ma soprattutto sono cose di qualità, che non rinunciano a sperimentare, perché appunto non è che siccome siamo in periferia, come dicono alcuni, portaci i comici della televisione. No, la televisione te la guardi a casa, a teatro vieni a vedere altro. Se mi permette, una visione molto coraggiosa, la vostra, la tua. Grazie. In particolare. Quindi grazie. In bocca al lupo per tutto, per la nuova stagione. Grazie Veronica. Grazie mille, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.